europeo Maria Ludovica Costa, che cosa ricordi di quella bella esperienza in doppio? Allora, sicuramente la gara. Siamo partite insieme al gruppo e siamo sempre state punta a punta insieme agli altri equipaggi, a parte il primo che era davanti, e poi dai 7.50 verso la fine della gara abbiamo iniziato a risalire, abbiamo distaccato i terzi e quarti equipaggi e ce la siamo giocate un po' con la Francia. All'arrivo siamo arrivate seconde, però è stato bellissimo perché non ce l'aspettavamo assolutamente. E quindi sono contentissima di questa esperienza. Un risultato costruito insieme alla tua compagna attraverso i vari appuntamenti nazionali e internazionali come il Memorial d'Aloy. Sì, il nostro percorso è iniziato con il primo meeting nazionale e da lì il weekend dopo subito al Memorial d'Aloy, e dopodiché abbiamo ripetuto al secondo meeting nazionale, la barca continuava ad andare bene e abbiamo quindi poi partecipato agli europei in doppio, sempre con la mia compagna. Ha un valore aggiunto aver ottenuto questo risultato in un contesto in cui erano presenti anche altre due tuoi compagni, insomma, Rowing Club Genovese in forza a questi europei junior? Sì, sì, assolutamente. Già l'anno scorso eravamo in due, quest'anno in tre, quindi un ragazzo in più. E però è stato bellissimo perché comunque la squadra che cresce insieme e arriva ad una maglia azzurra è sempre bello. Alessandro Bonamoretto, una vittoria importante, una gara insomma mozzafiato. Sì, è stata penso una delle gare più belle della mia vita. Abbiamo fatto una partenza forte come al solito, ci siamo messi davanti già dai 500 metri e abbiamo cercato di tenere un passo agile nonostante vi fosse un forte contro che è cambiato dalla semifinale alla finale. Fisicamente gli avversari erano diciamo messi meglio rispetto a noi, ma siamo riusciti comunque a centrare l'obiettivo e a vincere questo campionato europeo. Un equipaggio che come nasce? È nato per caso in un raduno a Pusiano dove il tecnico Molea ha deciso di provarci, di metterci insieme. E abbiamo continuato diciamo, l'assieme di questa barca anche in varie uscite che abbiamo fatto a Torino con i ragazzi sempre di questo equipaggio, di Torino e di Como. L'abbiamo provato al primo meeting nazionale, abbiamo vinto e poi abbiamo anche partecipato al secondo meeting nazionale sempre con lo stesso equipaggio e abbiamo vinto ancora con un margine più ampio, anche il direttore tecnico ha deciso di aggiudicare questa barca per l'europeo e alla fine è stata diciamo, la scelta vincente in quanto ha portato buoni risultati. Una grande soddisfazione per tutta la Sportiva Morcarò. Sì, credo soprattutto per il mio allenatore che nel suo piccolo lavora quotidianamente, tutti i giorni, sia la mattina, anche prima di andare a scuola, ma anche il pomeriggio, fino alle 9 di sera al centro del Miro di Prao in società, e credo sia una bella soddisfazione soprattutto per lui. Giada, l'otto sicuramente è un'imbarcazione molto difficile, ci sono avversarie quotatissime, non si costruisce in pochi giorni, però che esperienza è stata? Allora, mi è piaciuto un sacco perché comunque non mi aspettavo di riuscire a far parte della squadra. Comunque mi è piaciuto un sacco l'unione che abbiamo trovato anche se in poco tempo e abbiamo provato a far di tutto per far andare bene la gara, anche se è stata difficile. Alessandro invece al timone del 4 con una vittoria piuttosto larga, insomma un equipaggio molto forte e molto motivato. No, sì, allora è stata una bellissima gara perché più che altro inaspettata, perché dalla gara delle acque eravamo risultati primi con un bel vantaggio, però pensavamo magari l'hanno fatta apposta gara delle acque, sai, non tiro, faccio la sorpresa domani. Invece poi in gara tutti sono partiti a fuoco, noi un pochino più indietro degli altri, piano piano martellando sul passo abbiamo raggiunto tutti, creando poi un bel vantaggio alla fine grazie a un bel serrate. Quali devono essere le qualità di un buon timoniere? Secondo me è un buon timoniere, vabbè, innanzitutto la barca dritta, la barca deve stare assolutamente sempre dritta, spaccare in due la spiga, saper incitare i propri compagni, saperli correggere in ogni aspetto della tecnica di voga e anche molto importante durante la gara spiegare dove sono gli avversari, cioè se un avversario sta superando, se sta indietreggiando,
in pratica fare la telecronaca della gara. È stato positivo rispetto anche alla precedente edizione. Quest'anno siamo riusciti, grazie agli sforzi della federazione, a lavorare meglio e fin da subito. Quindi abbiamo iniziato con due giri, cosiddetti giri di raduni decentrati, con il capo settore Massimo Casula, e quindi siamo riusciti ad arrivare al meeting che c'era più un gruppo un po' più pronto rispetto all'anno scorso, dove non è stato possibile fare questo tipo di valutazioni, e poi sicuramente l'europeo ha dato i suoi frutti. Con Maria Ludovica, Giada e Alessandro, una soddisfazione doppia. Sì, grande soddisfazione, perché tutte e tre le ragazze hanno voluto fortemente questa partecipazione agli europei. Fantastica la medaglia d'oro per il nostro timoniere e fantastica il doppio di Maria Ludovica. Speriamo che in futuro questa rosa si possa ancora incrementare, perché abbiamo un rebuffo, Lucia, che potrebbe essere convocata nel raduno mondiale.